Siamo col vice sindaco assessore allo sport Daniele Brasiola in questa fantastica cornice del Circolo Nautico di Chioggia e assessore allo sport, appunto. Cosa si sta pensando a Chioggia per lo sport? Buongiorno Michela, buongiorno a tutti gli amici di Chioggia Azzurra. Per lo sport si sta lavorando per la creazione di una serie di eventi che soprattutto nell'ultimo periodo si stanno proponendo all'amministrazione attraverso le molte associazioni che ci sono nel territorio. Inizialmente c'era un po' di titubanza, ovviamente anche l'incertezza legata alla pandemia rendeva più difficile per le varie associazioni programmare e capire anche cosa si poteva fare e cosa no, quindi c'era un attimo di titubanza nella proposta che negli ultimi giorni in maniera evidente è stata superata. Quindi abbiamo fatto qualche giorno fa la Camminacciosa Marina, è stato un grande successo e oggi siamo qui alla presentazione del primo trofeo Lidi di Chioggia per quanto riguarda la vela e c'è molto altro, ci sono in programmazione eventi legati al beach tennis, alla box e c'è già un bel calendario fitto. L'aspetto positivo che mi sento di sottolineare è la collaborazione che c'è da varie associazioni, si è superato quella sorta magari di campanilismo che poteva esserci nel sentirsi, nell'identificarsi in un'associazione rispetto a un'altra e si vede che tra associazioni si collabora per tentare di portare alla città delle competizioni che poi sono un valore aggiunto anche per gli altri settori e è bello vedere Per la il partecipazione, turismo. esatto, è bello vedere la partecipazione a queste manifestazioni anche da parte della federazione che ne risalta anche l'importanza, ma non solo, come dicevi te, anche delle associazioni di promozione del territorio che quindi sposano in pieno questa causa. Come in questo caso in cui Lidi di Chioggia, associazione turistica, si dà man forte con un'associazione sportiva. Certo, c'è voglia di ripartire, è evidente, e secondo me farlo dallo sport, che è un elemento aggregante, è la maniera migliore. Ti ringrazio moltissimo. Buona giornata. Grazie.